Buonasera a tutti, bellissimo trovarci, diciamo, anche abbastanza numerosi in questa serata che è speciale. È speciale perché sono i 10 anni del progetto Orizzonti Medicina, che è un'occasione di arricchimento straordinaria per gli studenti, ma anche di scambio tra colleghi e tra, diciamo, colleghi professori e operatori del settore medico. Per me è, diciamo, la prima evento di un certo peso che mi trovo a introdurre da quando ricopro il ruolo di preside, quindi rimarrà sicuramente nella mia memoria, e in particolare grazie anche alla presenza di un ospite di eccezione, che verrà poi introdotto da Vincenzo, il professor Locatelli. E stasera vorrei ringraziare in particolare Vincenzo, perché il professor Lionetti ha dedicato molte energie a questa iniziativa e sta, diciamo, ci sta permettendo anche di poter ascoltare ospiti di tale rilievo. Ringrazio anche gli studenti che hanno preparato un intervento nel quale presenteranno le attività e la scuola. E, bene, io non aggiungo altro se non un augurio di una sessione proficua e interattiva, quindi auspico anche uno scambio, diciamo, reciproco di domande e di interventi. Grazie e buon lavoro. Buonasera a tutti e tutte e benvenuti al secondo seminario dell'edizione 2022 del ciclo di Orizzonti in Medicina e Biologia. Io sono Ada Visentini e questa è la mia collega Lara Camerini e siamo studentesse del secondo anno di Medicina e Chirurgia presso la Scuola Superiore Sant'Anna. Prima di iniziare, vorrei brevemente presentarvi questa nostra istituzione, per quelli tra voi che non la conoscessero. La Scuola Superiore Sant'Anna è un'università pubblica, alla quale gli studenti possono accedere esclusivamente per merito, attraverso un concorso nazionale. Gli studenti della scuola hanno l'opportunità di associare la loro carriera universitaria ad un percorso appositamente creato sulla base dei loro interessi. Ciò avviene all'interno di un ambiente multidisciplinare altamente stimolante, dove gli studenti di diverse classi accademiche si ritrovano a condividere gli stessi corsi, gli stessi progetti, e a vivere nello stesso ambiente. Hanno quindi la possibilità di confrontarsi, di crescere insieme sia accademicamente che come persone, in un ambiente dove nuove idee nascono e maturano. Nonostante questa istituzione sia stata fondata solamente 35 anni fa, in breve tempo ha raggiunto un alto prestigio nel panorama internazionale, sia in termini di educazione che di ricerca, essendo così menzionata nei principali rankings universitari. Ad esempio, nell'ultimo Times Higher Education World University Ranking, la Scuola Superiore Sant'Anna ha ottenuto la settima posizione tra le migliori giovani università al mondo. La nostra è un'istituzione in costante cambiamento e offre la possibilità ai suoi studenti di rimanere al passo con le più innovative scoperte. Il Dipartimento di Scienze Mediche della Scuola ha recentemente inaugurato il Simulabo, un nuovo strumento per la didattica in ambito medico che offre la possibilità di simulare processi diagnostici e terapeutici in grado di riprodurre la fisiologia e la fisiopatologia del corpo umano. La scuola, inoltre, si propone di offrire una formazione in ambito medico quanto più ampia possibile e con questo obiettivo è stata la prima in Italia a proporre un corso di Space Biology, ospitando anche un intervento dell'astronauta Paolo Nespoli, un corso di medicina climatica e ambientale, e corsi sempre più interdisciplinari, intersecando il percorso medico con l'ingegneria, le biotecnologie, l'economia, l'etica, offrendo sempre nuove opportunità ai suoi allievi. Questo fervido ambiente culturale ha stimolato anche l'istituzione di questa serie di seminari, intitolata Orizzonti in Medicina e Biologia. Questi seminari ci danno così l'opportunità di ospitare molti ricercatori brillanti e devoti alla scoperta medica che ci rendono partecipi della loro esperienza di ricerca. Colgo anche l'occasione per ricordare che questa è la decima edizione di questa iniziativa,
la quale, grazie all'impegno e alla passione di tutti coloro che hanno contribuito in passato e che continuano a farlo nel presente, è cresciuta costantemente negli anni, raggiungendo un pubblico sempre più vasto e poliedrico. Prima di iniziare l'incontro, ci piacerebbe poter condividere con voi un piccolo riassunto della scorsa edizione di Orizzonti attraverso questo video. Inoltre, abbiamo voluto riportare anche le testimonianze di alcuni allievi e allieve a cui abbiamo chiesto cosa significasse per loro Orizzonti. Ringraziamo quindi Beatrice Annunziata Milano, Filippo Leonetti e Alex Isakov. Orizzonti è un'immensa opportunità, non soltanto per noi allievi, ma anche per chiunque assista alle lezioni degli ospiti. Quello che io personalmente apprezzo di più di Orizzonti è che siamo posti dinanzi alla scienza, alla ricerca, a come appunto la ricerca si muove fuori, nel mondo reale. Noi studenti siamo solitamente abituati a lezioni, a imparare, ad un mondo un po' grigio di nozioni, così invece siamo messi dinanzi a come si muove la ricerca. Vengono invitati ospiti più eminenti fino a premi Nobel e noi abbiamo l'opportunità di avvicinarli e avvicinarci al loro mondo. Credo che sia un'opportunità immensa e preziosa che dovremmo accogliere con gioia. Sono stato il referente di Orizzonti all'anno 2020-2021. Come referente ho organizzato in prima persona Orizzonti. Per prima cosa, sicuramente la possibilità di parlare con dei luminari a stretto contatto, come ad esempio il professor Guido Rasi, oppure anche la prelettrice dell'Università Statale di Milano, Maria Pia Bracchio. In particolare, grazie a quest'ultima, sono riuscito, diciamo, ad entrare in contatto con una serie di ricercatori e professori dell'Università di Milano, da cui ho chiesto, diciamo, per andare in laboratorio da loro nell'estate future. L'aspetto di conoscere la ricerca in prima persona, sono venuto qui a Sant'Anna per fare ricerca, per apprenderla, quindi riuscire a vedere le persone, ascoltare e imparare dalle persone che stanno dietro a quelli che sono i limiti della ricerca del 2022, penso che sia un'ottima opportunità. Quindi ringraziamo il professor Franco Locatelli per aver accettato il nostro invito e lasciamo la parola al professor Vincenzo Leonetti, colui che si occupa di questo progetto, che introdurrà l'ospite. Bene, benvenuti. Oggi è un grande onore presentare
il professor Franco Locatelli, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma io cercherò di riassumere il suo profilo di medico e ricercatore. Nasce nel 1960 a Bergamo, si laurea all'Università di Pavia nel 1985 con lode, per poi specializzarsi nella stessa università in pediatria e in ematologia. Dopo esperienze formative all'estero, come essere stato honorary clinical visitor alla leukemia unit dell'Hammersmith Hospital di Londra, ha continuato il suo percorso non solo come medico, ma anche come scienziato presso l'Accademia Pavese, dove diventa prima professore associato di pediatria e dopo 2 anni professore ordinario, anche se prima aveva già ricoperto l'incarico di direttore del Dipartimento di Pediatria, Ematologia e Oncologia dell'ex Policlinico San Matteo di Pavia. Dal 2010 è direttore del Dipartimento di Pediatria, Ematologia, Oncologia, Terapia Genica e Cellulare dell'ex Ospedale Bambin Gesù di Roma. Nel 2018 è in cattedra come professore ordinario di pediatria presso l'Università La Sapienza di Roma e dal 2019 ricopre il ruolo di presidente del Consiglio Superiore della Sanità e nel 2021 il Ministro della Salute lo ha nominato coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, il CTS che noi tutti conosciamo, per l'emergenza pandemica. Ma la cosa più interessante di Franco Locatelli è quella di aver coordinato uno tra i più grandi trial italiani di trapianto di cellule staminali allogeniche nei bambini. Fino al 2004 ha ricoperto anche ruoli importanti nelle società scientifiche, ad esempio è stato presidente dell'Associazione di Oncoematologia Pediatrica, coordina diversi protocolli dedicati a curare bambini affetti da leucemia mieloide acuta e leucemia linfoblastica acuta. Ha sviluppato numerosi approcci di gene therapy e di genome editing anche in pazienti talassemici. Ha più di 1100 pubblicazioni, un H-index Scopus di 110 al momento, mi permetto di aggiungere, ha conseguito numerosi premi, tra cui il premio Feltrinelli dell'Accademia dei Lincei nel 2019 per la patologia, oncologia, immunologia e microbiologia. Nel 2005 è stato insignito della medaglia d'oro al merito della sanità pubblica, ma nel cercare non solo di leggere il lungo excursus scientifico, mi sono imbattuto anche in una serie di riconoscimenti che lui non menziona nel suo curriculum, ma che io mi sono permesso di ricercare e ho trovato, tipo il premio Zanibelli 2019 come personaggio dell'anno, il premio Atena Roma, fino a trovare una cosa molto, molto indicativa per far vedere come l'uomo, medico, ricercatore, uomo di grandi responsabilità governative, non si distacca dalla gente, perché ha ricevuto anche un premio che si chiama Premio Simpatia, che è l'Oscar Capitolino, ideato da Domenico Pertica nel 1970, è un premio che ha avuto nel suo board addirittura persone come Vittorio De Sica, ed è un premio che è stato anche dato non solo a Giorgio Parisi, ho scoperto recentemente, e a Nicola Piovani, ma anche ad Alberto Sordi e ad altri grandi nomi delle arti, diciamo, quindi non solo della ricerca. Una data, 2021, credo che ci parlerà di questo anche forse oggi. Al Bambin Gesù
il primo intervento di autotrapianto del midollo in Italia, che ha curato due fratellini con un approccio di editing genico. Considerate che al Bambin Gesù si eseguono 140-150 trapianti di midollo ogni anno e il più grande punto di riferimento non solo a livello nazionale ma addirittura a livello europeo. E l'altra cosa interessante, viviamo in tempi di social network, è interessante osservare come sulla pagina Facebook del Bambin Gesù ci sono molti genitori che lasciano dei messaggi di ringraziamento all'equipe del professor Locatelli e anche al professor Locatelli. Uno di questi, è indicativo, ha raggiunto più di 6.000 like, no? Per dire il grande riconoscimento da parte dei genitori, della gente, a quelle che sono le cure che vengono prestate in questo importante ospedale che tutti noi conosciamo. E quindi invito qui il professor Franco Locatelli per la sua lectio magistralis. Grazie. Grazie, grazie per l'introduzione fin troppo generosa e per me emozionante. E permettetemi di iniziare questa chiacchierata rivolgendo prima di tutto un ringraziamento sentito al professor Lionetti per avermi offerto il privilegio, oltre che l'onore, di essere qui oggi. Ma poi vorrei estendere questo ringraziamento sia alla rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna sia al preside per l'attenzione che mi è stata rivolta. E infine quello che per me è a tutti gli effetti il ringraziamento più sentito e partecipato lo voglio dedicare agli studenti. Oggi ho vissuto una giornata per me bellissima che, come ho avuto modo di dire, resterà nello scrigno dei miei ricordi più preziosi, proprio perché l'interazione con loro, i momenti di confronto, di discussione sono stati, per quel che mi concerne, straordinariamente e irripetibilmente arricchenti. Avendomi, vi prego di credere, non esageratamente portato nel mio animo una freschezza accademica che non coglievo da tempo, una sorta di brezza salutare che dà un respiro profondo e rianima mille passioni e mille intenzioni nel mio animo di dedicare sempre più tempo, auspicabilmente adesso che la situazione pandemica poi viene a ridimensionarsi, a quello che è uno degli aspetti più belli della professione che ho avuto il privilegio di sviluppare, cioè dire quello dell'insegnamento accademico. E allora, per provare a entrare subito nella riflessione, per muovere le diapositive, grazie. Per entrare subito nella riflessione, sostanzialmente il titolo che mi è stato affidato era quello delle innovazioni biotecnologiche, che ho provato a declinare usando il modello della terapia genica come esempio prototipale di medicina di precisione personalizzata. Giusto per entrare subito in argomento, inizierei col ricordare quelli che sono gli ambiti applicativi della terapia genica, che vanno dalle emoglobinopatie, su cui fonderò la larghissima parte della mia presentazione, alla cura delle immunodeficienze primitive, il primo setting in cui è stata testata la terapia genica e che peraltro ha evidenziato anche un aspetto di problematicità che vorrei andare poi a sviluppare con voi,
per andare a selezionare difetti del metabolismo, in particolare le malattie d'accumulo lisosomiale per ossisomiale, piuttosto che patologie della coagulazione. E infine c'è tutto il grande capitolo della terapia genica applicata alla cura delle neoplasie, in particolare fondandosi la medesima sull'uso delle cellule CAR-T, quindi di linfociti propri del paziente geneticamente modificati per essere reindirizzati su un bersaglio espresso sulla superficie degli elementi neoplastici. E proprio per introdurre ancora qualche concetto base prima di entrare nel vivo, la terapia genica può essere declinata come impiegabile utilizzando strategie di modificazione in vivo o ex vivo su tutti l'impiego di vettori adeno-associati per la cura dell'emofilia piuttosto che di nanoparticelle lipidiche, o ancora, ed è quella indubitabilmente che ha avuto la maggior diffusione, fondata sull'uso di cellule raccolte dal paziente geneticamente modificate o attraverso approcci di gene addition therapy o di intervento selettivo sul sequenze del genoma con l'obiettivo o di ripristinare una funzione abrogata per un difetto genetico o comunque di attivare meccanismi di compenso che vadano poi a agire sul determinismo fisiopatologico. E allora, fatte queste doverose considerazioni iniziali, proviamo a focalizzare l'attenzione sul modello dell'emoglobinopatia. E partirei proprio dalla talassemia, perché come ben sapete nel nostro paese 7.000 nostri connazionali richiedono regolarmente supporto trasfusionale ogni 3 settimane e devono assumere terapia ferrocoagulante quotidiana per tutta la durata della vita per prevenire quello che è il sovraccarico di ferro che altrimenti si verrebbe a determinare in ragione sia delle trasfusioni, poi ci ritorneremo un attimo, anche per l'aumentato assorbimento intestinale dello ione in ragione dell'anemia. E nel mondo sostanzialmente ci sono 300 più mutazioni che sono state identificate come causare la beta-talassemia, tutte connotate o da un esito che fa riferimento a una ridotta o assente produzione di catene beta dell'emoglobina, patologia che è endemica nel sud dell'Asia, nel Medio Oriente, nel Nord Africa e in Europa, nella parte del sud, quindi soprattutto in Italia e Grecia. Per vostra cultura vi dico che l'Italia da sola fa lo stesso numero di talassemici che tutti gli altri paesi europei messi assieme raggiungono. Ma se questa è una definizione, diciamo così, epidemiologica storica, pochi dubbi che i flussi migratori stanno cambiando la distribuzione globale di questa patologia, dove il meccanismo fisiopatologico è da ricondurre, come dicevo prima, a una sintesi ridotta o assente di catene beta che porta a uno sbilanciamento inteso come eccesso di catene alfa. Ben sappiamo tutti che l'emoglobina è formata da 2 catene alfa e da 2 catene beta, con il determinarsi poi di quadri di eritropoiesi inefficace con morte intramidollare dei progenitori eritroidi o ridotta sopravvivenza eritrocitaria, da cui ne consegue il bisogno di trasfusioni regolari, l'incrementato assorbimento di ferro cui facevo prima menzione e l'espansione del modello eritroide, con tutto quel che poi pertiene al sovraccarico marziale che può determinare anche in presenza
di terapia ferrochelante regolare danno a livello del muscolo cardiaco, a livello del fegato, del pancreas, di varie ghiandole endocrine su tutte le ipofisi piuttosto che le stesse ghiandole riproduttive, e di fatto anche quadri di artropatia, tutti determinati esattamente dal meccanismo fisiopatologico prima descritto. Ma se questa è, diciamo, la definizione dello scenario fisiopatologico, pochi dubbi che gli italiani, non certo io, quindi per questo lo dico senza temere nessuna possibile ombra di confluenza di interessi, hanno insegnato a tutto il mondo come si gestiscono con trattamenti convenzionali i pazienti talassemici, ottimizzando gli approcci trasfusionali. Peraltro si è poi beneficiato dalla sempre maggior sicurezza dei concentrati eritrocitari in termini di rischio di trasmettere infezioni virali, e anche insegnando come andava al meglio gestita la terapia ferrochelante. Allora, per chi è nato, per esempio, nella decade che va dal 1986 al 97, la prospettiva di sopravvivenza fino ai 25 anni non differisce se non di un 1,5% da quella di soggetti age match che non soffrono della patologia. Quindi è chiaro che abbiamo trasformato una patologia che prima era rapidamente fatale in una malattia in cui la prospettiva di vita è di gran lunga migliorata, con un'età media oggi della popolazione dei talassemici italiani tra i 40 e i 45 anni, con alcune punte addirittura che arrivano fino ai 60-65 anni di età. Ovvio, non una normale aspettativa di vita, ma chiaramente un incremento significativo, che pur tuttavia si associa oggi con quelle complicanze di cui facevo prima riferimento, che di nuovo venite riassunte in altro modo in questa diapositiva. Quindi ci troviamo di fronte a una patologia che non è più life-threatening nelle prime due decadi, ha una prospettiva di sopravvivenza molto più lunga, una qualità di vita migliorata, ma non certamente paragonabile a quella dei soggetti che non sono affetti da questa condizione. L'anemia a cellule falciformi è un altro esempio di emoglobinopatia, dove stavolta una singola sostituzione aminoacidica, in particolare a livello della posizione 6, una valina e acido glutammico, sono questa singola sostituzione aminoacidica, determina una propensione alla polimerizzazione in condizioni di bassa tensione di ossigeno, e quindi con quel che ne consegue in termini di deformazione a falce degli eritrociti, con i conseguenti fenomeni di vasoocclusione, così che quello che ne esita un'anemia grave, episodi dolorosi frequenti, danni d'organo e un'aspettativa di vita che va attorno ai 40 anni, con il tipico marcatore della crisi vasoocclusiva come paradigmaticamente caratterizzante la malattia e costituente la ragione per cui i soggetti affetti hanno necessità di trattamento medico. E che la sickle cell disease sia una patologia sistemica, ve lo racconta questo cartoon, dove vedete tutta una serie di potenziali complicanze, alcune delle quali attese rispetto ai fenomeni vasoocclusivi su tutti gli stroke cerebrovascolari fortemente invalidanti, oltre che pericolosi per la vita, ma anche quadri che meno facilmente interpretabili in una prospettiva fisiopatologica sono, cioè quadri di ipertensione polmonare che pure condizionano
la prospettiva, la qualità di vita di questi malati. E qui vorrei fare un breve inciso su quello che è, a mio parere, inquadrabile e definibile come il carico sociale ed economico di questa patologia, dove il numero di persone che si prevede saranno affette esattamente tra 28 anni aumenterà del 30%, il 75% di essi interesserà persone che risiedono nell'area subsahariana dell'Africa e il 90% dei bambini che nascono oggi con sickle cell disease in quelle aree geografiche non sopravviverà fino all'età adulta. Se tenete presente che ogni giorno in Africa nascono 1000 bambini con sickle cell disease, capite bene quanto la prospettiva di sviluppare trattamenti potenzialmente curativi debba per forza di cose coniugarsi con sostenibilità e applicabilità in quelle aree geografiche, evidentemente tutto, implicando anche contenimenti dei costi per rendere queste terapie in loro disponibilità. E allora, per tanti anni chi si è occupato come me di talassemici di pazienti con sickle cell disease ha avuto un'unica arma terapeutica potenzialmente curativa che poteva essere offerta, ed era il trapianto di cellule staminali emopoietiche da un germano HLA compatibile, che tuttavia per le leggi mendeliane della codominanza nella ereditarietà degli aplotipi HLA è disponibile genericamente parlando solo per il 25% dei pazienti. In realtà, in una malattia geneticamente determinata, questa percentuale è anche più bassa, con dei risultati straordinari, ve lo racconta questa diapositiva, ma comunque condizionati sia dalla necessità di possedere un germano compatibile, sia dal fatto che questi risultati li si ottengono solamente nei pazienti fino ai 14 anni di età. Se vi ricordate quel che vi ho presentato prima sull'età media della popolazione di talassemici italiani, chiaramente avete un'idea di quanto marginale può essere il contributo del trapianto alla risoluzione radicale del problema nella popolazione dei talassemici italiani. E allora, e davvero entriamo nel campo della gene therapy, del genome editing. Oggi abbiamo a disposizione due strumenti potenzialmente curativi che sono rappresentati dalla gene addition therapy e dall'editing del genoma. Entrambi questi approcci, basandosi sull'impiego di cellule proprie del paziente, ecco perché nel titolo parlavo di medicina personalizzata, e di fatto fondati sull'andare selettivamente a interferire su quella che è la fisiopatologia, dunque da qui l'esplicazione del termine di medicina di precisione. In altri termini, il paziente stesso serve come suo proprio donatore, è teoricamente gestibile per tutti i pazienti, non ha i rischi dell'alloreattività bidirezionale che connota il trapianto allogenico, quindi malattia del trapianto contro l'ospite piuttosto che il rigetto delle cellule del donatore, con qualche limite, nel senso che comunque per riuscire ad avere un'efficacia terapeutica comunque va distrutto il midollo del paziente che ne è affetto, quindi non è prescindibile un trattamento mieloablativo con il rischio che ne consegue di perdita di fertilità, che deve essere menzionato in un counseling dei pazienti, e l'applicabilità condizionata dall'avere da un lato i malati un reservoir emopoietico adeguato e dall'altro
nella necessità che gli stessi non arrivino a questi approcci con un danno d'organo a livello cardiaco e epatico che in qualche modo renda la procedura non realizzabile. Allora, per andare un po' più in profondità progressivamente su quello che è il viaggio di un paziente condotto su questo percorso, il primo step è quello di mobilizzare nel sangue periferico, dal midollo osseo, le cellule staminali emopoietiche. Lo si fa combinando l'azione mediata dal fattore di crescita granulocitario con un inibitore di CXCR4, che è una molecola fondamentale per l'homing di cellule staminali a livello midollare, raccogliendo le cellule, selezionandole per l'espressione della molecola CD34, modificandole geneticamente attraverso l'uso di un vettore lentivirale autoinattivante e andando poi a effettuare tutta una serie di test necessari per il rilascio e l'uso clinico. Tra la raccolta e l'inizio della terapia mieloablativa passano esattamente 12 settimane. E nell'approccio su cui ho lavorato, sostanzialmente si è usato un costrutto che codifica per la sintesi delle catene gamma, delle catene beta, dove c'è una sostituzione aminoacidica in posizione 87 che permette la determinazione precisa di quello che è il contributo delle cellule geneticamente modificate alla produzione di emoglobina. Lo si fa banalmente con approcci di cromatografia liquida alta performance, quelli che si chiamano gli approcci di HPLC. Vediamo qui cosa succede. E dice che è meglio chiudere. Qui sopra. Proviamo a rifarlo, magari chiudiamo il programma e poi lo riapriamo. Sì, sì. Nessun problema. Sì, sì, adesso ritroviamo la diapositiva. E i primi risultati di questo approccio vennero pubblicati sul New England Journal of Medicine nel 2018. Lo studio di fase 1-2 venne condotto negli Stati Uniti, studio chiamato NOSTAR, nel quale si dimostrò che 8 dei 10 pazienti talassemici con un genotipo non beta 0 beta 0, cioè a dire con una produzione ridotta ma non completamente abrogata di catene beta dell'emoglobina, avevano raggiunto un'indipendenza trasfusionale. Con 3 invece degli 8 pazienti affetti da una talassemia con genotipo beta 0 beta 0, quindi abrogazione completa nella sintesi dell'emoglobina, pure di fatto in grado di raggiungere indipendenza trasfusionale. Da lì ne sono poi derivati 2 altri studi in cui le 2 categorie di pazienti sono stati separate, quindi NOSTAR 2 ha interessato solo i pazienti con genotipo non beta 0 beta 0, NOSTAR 3 invece il genotipo beta 0 beta 0. E il razionale per provare a cambiare o meglio rifinire l'approccio è stato offerto da questa osservazione, cioè a dire che il numero di coppie medie di vettore riscontrabili nel sangue periferico a 6 mesi correlava in maniera stretta col numero di coppie medie di vettore in quanto si veniva a infondere.
ma in maniera ancora più rilevante la produzione di emoglobina era direttamente dipendente dal numero di coppie medie di vettore per cellula. E nello studio condotto negli Stati Uniti il numero di coppie medie di vettore era di 0,7 con una percentuale di trasduzione delle cellule del 32%. Quindi il ragionamento che ha guidato la rifinitura dell'approccio è stato quello di andare a incrementare il numero di coppie medio, il numero medio di coppie di vettore per cellula, incrementando l'efficienza di trasduzione. Lo vedete sintetizzato in questo cartoon. Allora la prima domanda che potreste farmi è: ma ci siete riusciti a rifinire l'approccio? La risposta è esattamente sì, perché vedete come si sia incrementato di quasi 4 volte il numero mediano di coppie di vettore per cellula e sia praticamente più che raddoppiata la percentuale di cellule che vengono a essere trasdotte. 3 è il vector copy number, 78% la percentuale di trasduzione. E tutto questo ci ha portato a riportare i dati che vorrei illustrarvi con un po' più dettaglio. Qualche settimana fa sul New England Journal of Medicine, avendo avuto la possibilità di documentare che 20 dei 22 pazienti con un genotipo non beta 0 beta 0 hanno ottenuto l'indipendenza trasfusionale, se vi prendete la briga di calcolare la percentuale, siamo al 91%, e di fatto con dei valori di emoglobina che sono significativamente elevati, addirittura superiori a quelli riscontrati nei genitori dei pazienti, per definizione portatori eterozigoti del carattere. E quando siamo andati a verificare quello che era il contributo della emoglobina derivante dalle cellule geneticamente modificate, le linee tratteggiate, vedete come di fatto ci sia un aumento di circa 3 grammi per decilitro ai vari punti di valutazione osservati dopo l'infusione del prodotto. E quindi tutto questo vi giustifica l'incremento del 20% nella percentuale di successo, ma soprattutto l'incremento dei valori mediani di emoglobina, che nei soggetti che pure raggiungevano indipendenza trasfusionale nello studio non americano era del 10,3 grammi per decilitro, incrementato a 11,6 grammi per decilitro. Ma la domanda che potreste farmi è: ma nella popolazione dei soggetti con un genotipo beta 0 beta 0 la situazione è esattamente la stessa, dal 91% si scende all'89%, quindi il risultato è esattamente il medesimo, di nuovo con dei valori di emoglobina assai elevati e che si mantengono costanti nel tempo, il che evidentemente fornisce rassicurazioni sulla durabilità, la sostenibilità del risultato nel corso del periodo di osservazione. Per i cultori della materia faccio anche vedere queste due diapositive che indicano come gli indicatori di eritropoiesi inefficace tendono a normalizzarsi, si passa da midolli ipercellulari a midolli normocellulari, con un incremento nel rapporto tra componente mieloide e componente eritroide, che evidentemente si avvicina, pur non raggiungendolo, a quella che è la fascia di normalità per questo tipo di rapporto. E allora la domanda a seguire che potreste farmi è: ma funziona anche nella sickle cell disease? Sì, funziona esattamente anche nella sickle cell disease, dove vedete chiaramente che l'emoglobina T87Q raggiunge valori superiori al 50%, ma quel che è più rilevante, determina una completa scomparsa delle crisi vaso-occlusive, che nella parte pre-infusione è rappresentata dalle linee azzurre e costituita da tutti questi diamantini o rombetti
amaranto e che nel periodo post-infusione scompaiono completamente, quindi il trattamento diventa completamente risolutivo degli episodi di crisi vaso-occlusiva. Cito per doverosa onestà intellettuale anche l'esperienza condotta dai colleghi e amici del TIGET a Milano, che hanno impiegato un vettore diverso, una terapia di preparazione al trapianto un po' diversificata, ma soprattutto l'iniezione intraossea delle cellule geneticamente corrette per evitare che le stesse vengano a perdersi dopo l'infusione endovenosa nel filtro polmonare. E i risultati ottenuti dai colleghi del San Raffaele su un numero più piccolo di pazienti hanno documentato una non buona efficacia nella popolazione adulta, nessuno dei tre pazienti adulti ha raggiunto indipendenza trasfusionale, mentre una buona efficacia, 3 su 4, la si è osservata nei soggetti adulti e adolescenti. E allora, se questo è il lato lucente della medaglia, vorrei spendere due parole, ne ho accennato prima citando il modello delle immunodeficienze primitive, su quello che potremmo definire, parafrasando i Pink Floyd, the dark side of the moon, cioè dire i potenziali rischi associati alla terapia genica e in particolare i rischi legati alla genotossicità o mutagenesi inserzionale, che altro non è se non l'integrazione dei vettori virali in posizioni di prossimità rispetto a proto-oncogeni o a geni oncosoppressori in grado di determinare l'attivazione dei primi e l'inibizione di funzione dei secondi con rischio di mutagenesi inserzionale. E questo rischio era clamorosamente elevato quando si sono impiegati per la trasduzione di cellule staminali emopoietiche dei vettori retrovirali. Vedete che sostanzialmente ci sono stati 4 casi su 10 bambini trattati in maniera pionieristica. Il merito dei colleghi francesi in questa prospettiva è straordinario, piuttosto che 7 casi su 10 nella sindrome di Wiskott-Aldrich e altri casi li si è osservati anche nell'ambito della malattia granulomatosa cronica. Da qui la decisione di muoversi da vettori retrovirali a vettori lentivirali, che si fate menzione a quel che ho citato prima, si connotano per la caratteristica dell'essere autoinattivanti e geneticamente costruiti per evitare i rischi di questa mutagenesi inserzionale, il cui rischio può essere predetto anche dall'analisi dei siti di integrazione, perché se uno trovasse una predominanza di un determinato clonotipo potrebbe avere delle riserve rispetto a questo rischio. Nella popolazione dei talassemici non si è avuto nessun caso di mutagenesi inserzionale né di emergenze di lentivirus competenti per la replicazione e il pattern di ricostituzione delle cellule analizzate, come vedete, è un pattern assolutamente policlonale e rassicurante in questo senso. Diversa la storia per le sequel cell disease, e anche qui va detto chiaramente, perché a fronte di un caso di mielodisplasia che non ci giro tanto intorno, è stato un caso falso, una diagnosi completamente sballata, ci sono invece 2 casi di leucemia mieloide acuta in cui nel primo paziente non si è osservata nelle cellule leucemiche alcuna integrazione del vettore virale. Traduzione, i soggetti con sickle cell disease, proprio per
l'iperinfiammazione che connota il loro microambiente midollare sono a rischio di sviluppare patologie cronali dell'emopoiesi. Spesso sono anche trattati cronicamente con idrossiurea, che pure può svolgere un effetto mutageno per incrementare la percentuale di emoglobina fetale. E nel secondo paziente l'integrazione del vettore c'è, ma è in prossimità di un gene chiamato VAMP4, che non ha, a conoscenza di tutti noi che ci occupiamo anche di leucemogenesi, mai svolto un ruolo nel determinismo di sviluppo di una patologia mieloide clonale. Quindi da tenere presente, da menzionare nei pazienti SQL come un potenziale rischio, però più correlato alla patologia in sé che all'impiego di un vettore lentivirale. Mi avvio alla conclusione trattando la problematica del genome editing e partendo da un'osservazione, direi, fisiologica. I bambini che nascono affetti da talassemia non trasfondono subito appena nati, trasfondono dopo un po' di settimane, perché per il primo periodo di vita postnatale beneficiano ancora della coda, della produzione di catene gamma che connotano le prime settimane, diciamo ampiamente, fino a metà del periodo gestazionale in maniera assoluta, la produzione di catene non alfa dell'emoglobina, per venire poi sostituite dalle catene beta. E esiste poi una condizione parafisiologica che si chiama persistenza ereditaria di emoglobina fetale, particolarmente frequente soprattutto in Sardegna, dove sostanzialmente chi porta e portatore del gene della persistenza ereditaria dell'emoglobina fetale pure non trasfonde mai per tutta la vita, proprio perché permane elevato il livello di emoglobina fetale. E allora quello che è il fattore trascrizionale responsabile del silenziamento della sintesi delle catene gamma, da cui poi ne deriva la sintesi delle catene beta, è un gene che si chiama, è dovuto a un gene che si chiama BCL11A. E allora il ragionamento è stato, con approcci di genome editing fondati su una guida RNA, e qui torna anche tutto il discorso, lo dico per i giovani del futuro, delle terapie RNA che non vogliono dire solamente i vaccini tanto straordinariamente utili per il contenimento dell'emoglobina, dicevo, attraverso questa inattivazione si è ragionato di provare a vedere se si riusciva a ripristinare la sintesi delle catene gamma dell'emoglobina. Ed è esattamente quello che è successo e che abbiamo pubblicato in due casi in un consorzio internazionale, uno relativo a un paziente con talassemia e l'altro a un paziente SQL. E allora, da questi due casi ne sono derivati due studi, uno per i pazienti talassemici, uno per i pazienti SQL. Quello per i pazienti talassemici mi è stato offerto il privilegio di coordinarlo e vorrei proporvi i dati non ancora pubblicati, presentati a un congresso della Società Europea di Ematologia, dove il numero dei soggetti trattati non è più solo di uno, ma sono di 15. Anche qui, ripercorrendo il viaggio del paziente, che è del tutto simile, ma non uguale rispetto a quello della gene addition therapy, non uguale perché qui non c'è l'addizione attraverso un vettore virale di una coppia sana del gene difettivo, ma vi è attraverso procedure di elettroporazione l'entrata di questi sistemi enzimatici del CRISPR-Cas9 con la guida dell'RNA per andare a agire selettivamente su BCL11A. E quello che abbiamo dimostrato ormai in maniera consolidata è che
Anche in questi approcci l'efficacia terapeutica è formidabile. 15 pazienti su 15 hanno ottenuto indipendenza trasfusionale con valori di emoglobina decisamente molto alti. Per gli addetti ai lavori ricordo che l'emoglobina fetale ha un'affinità per l'ossigeno più elevata, quindi necide meno i tessuti e dunque è importante garantire livelli elevati di emoglobina. Ma vedete che a far corso dal secondo mese senza bisogno di far bisogno trasfusionale, questi pazienti hanno valore di emoglobina dagli 11 grammi e mezzo in su, che è sostanzialmente tutta emoglobina fetale. Vedete qui i risultati nella determinazione dei valori di emoglobina. Questo con 17 grammi di emoglobina, esattamente uno dei due soggetti cui faceva prima menzione il professor Lionetti, il nostro primo paziente trattato con l'approccio, che è riuscito a sviluppare addirittura 17 grammi di emoglobina. E l'espressione dell'emoglobina fetale è un'espressione pancellulare, che evidentemente rassicura anche rispetto ai rischi di eritropoiesi inefficace residua. Con una percentuale di alleli editati che rimane costante nel tempo. Se andate a vedere in questo primo paziente la valutazione a 6, 12 e 24 mesi è uguale, in tutti gli altri, nella comparazione tra 6 e 12 mesi, di nuovo la percentuale di alleli editati è assolutamente equivalente. Anche qui la domanda a seguire è: funziona nelle SQL? Vi ho fatto vedere il primo caso paradigmatico nell'estensione di casistica analizzata a 3 soggetti. Anche qui vedete come i pazienti trattati col genome editing abbiano percentuali di emoglobina fetale nell'ordine del 50%, con di fatto, allora, proviamo a fare così. Vabbè. Con di fatto la scomparsa completa, credetemi sulla parola, di crisi vaso-occlusive. E allora le ultime due diapositive ve le riassumo io per raccontarvi che oggi abbiamo a disposizione due trattamenti potenzialmente curativi per questi ammalati. Si aprono scenari neanche immaginabili per dei pazienti che da anni attendevano approcci terapeutici di questo tipo. La sfida è quella di renderli largamente applicabili nel nostro paese. In questo senso, la creazione di un centro nazionale per la terapia genica e le terapie RNA può essere di grande utilità. Ma come ricordavo oggi in una piacevolissima chiacchierata con gli studenti meravigliosi della Sant'Anna, della Scuola Superiore Sant'Anna, la grande sfida è coniugare queste rivoluzioni biotecnologiche con la sostenibilità e l'applicabilità in contesti meno fortunati rispetto all'Italia. Coniugare cura con equità di accesso e giustizia distributiva di trattamenti sanitari è la sfida che dovete raccogliere. Grazie. Ringrazio il professor Franco Locatelli per questa bellissima lectio magistralis della ricerca al letto dell'ammalato. Quindi abbiamo toccato con mano come le cose che si studiano in laboratorio e si sviluppano non sono così lontane dalla realtà quotidiana. Ovviamente ora si apre una fase, un forum, come facciamo in ogni occasione, quindi chiedo agli allievi e poi estendo l'invito anche agli altri presenti, se ci sono delle domande, rivolgere al professor Locatelli sull'argomento presentato. Domande? Sì. No, e ti offro il microfono. No.
non passo più per via del Covid. Quindi dovresti venire e usare questo microfono. Sì. Innanzitutto la volevo ringraziare per questa bellissima lezione magistralis, ma anche per l'occasione che abbiamo avuto prima di un'ampia sessione di domande appunto col professore. Le volevo chiedere quali, lei aveva mostrato appunto dei tassi di successo del 91-89% per quanto riguarda la prima tecnica che aveva proposto, e volevo chiedere quali sono le ipotesi sul perché in questo 10%, che comunque è molto basso, non sia successo. Grazie. Una domanda puntualissima e, mi permetto di dire, di straordinaria acutezza. La spiegazione non è semplicissima. Molto probabilmente quello che viene a essere determinato in termini di trasduzione di cellule CD34 positive, che è il marcatore utilizzato per identificare i progenitori staminali emopoietici, non rappresenta compiutamente quella che è la vera staminalità. Detto in termini ancora più chiari, quel che probabilmente è successo è che non si è trasdotta una percentuale di elementi in grado di avere sia potenziale di autorinnovamento che di differenziazione tale da garantire l'indipendenza trasfusionale. Tutti e due i soggetti, i due che mancavano per raggiungere la somma di 22, hanno ridotto il fabbisogno trasfusionale, vado a memoria, uno del 40 e l'altro del 60%, ma non hanno raggiunto l'indipendenza trasfusionale. E questa è la spiegazione, a mio parere, più sensato, perché in termini di vector copy number, in termini di esposizione sistemica al farmaco che distrugge il midollo, in termini di percentuale di cellule trasdotte, non differivano rispetto alla popolazione che invece ha raggiunto indipendenza trasfusionale. Tutta la differenza era invece nel vector copy number trovato nel sangue periferico, marcatamente basso, molto più basso rispetto a chi ha raggiunto indipendenza trasfusionale. Okay. Altre domande agli allievi? Sì, prego. Sì, si presenti quando... Buonasera di nuovo, professore. Sono Giuseppe Imperatore, secondo anno di medicina e chirurgia al Sant'Anna. Ci siamo conosciuti poco fa. Volevo chiederle se è possibile, se sarebbe possibile applicare queste stesse tecniche magari ad altre emoglobinopatie o altre varianti emoglobiniche magari un po' meno frequenti, l'HBC, l'HBE, e sì, se eventualmente la metodica dovesse cambiare. Grazie. Allora, la risposta è decisamente sì. Noi a Bambin Gesù, nel trial di gene therapy, abbiamo trattato 10 pazienti, tutti e 10 hanno raggiunto indipendenza trasfusionale, e uno di questi era un doppio eterozigote, era un beta tal HBE. Quindi la risposta è assolutamente sì. Sì, bene. Buongiorno professore, innanzitutto la ringrazio per questa fantastica lezione magistralis, e mi rendo conto che lei ci ha portato sull'orlo di quello che noi possiamo permetterci di fare adesso in questo ambito. Però non posso fare a meno di pensare, come lei ci ha consigliato, a quanto questa patologia contribuisca, abbia il suo contributo maggiore in quei paesi che sono appunto, che hanno una maggiore difficoltà soprattutto a utilizzare terapie di questo tipo, che sono, diciamo, fortemente costose. Spostandosi quindi forse un po' più sulla fantascienza, quali sono secondo lei, ci sono delle prospettive che siano, che abbiano un rapporto costo beneficio più a favore del costo? Allora, in un ambito sanitario generale, ecco. Grazie per la domanda. Provo a dare una risposta di senso compiuto, anche rapportando i costi ad alternative farmacologiche, e
Non vi nascondo una parte di storia triste che adesso provo a condividere con voi. I costi che sono stati chiesti alle agenzie regolatorie europee sono costi smodatamente elevati. Mi prendo la responsabilità della frase che ho detto, perché un conto è il profitto ragionevole e siamo tutti d'accordo, ma il profitto eccessivo deve avere delle limitazioni. Sono stati chiesti dei costi per il solo drug product nell'ordine del 1,5 milioni di euro. La domanda è stata sottoposta al PAI, al Polerlich Institute, che è l'equivalente di AIFA in Italia, che è arrivato a offrire una cifra ragguardevolissima, perché è arrivato a superare i 900.000 euro. Lo stesso, la ditta che ha sviluppato con noi, facendo però la sperimentazione in Europa, in larga parte, come vi ho dimostrato, ha ritenuto questi costi non congrui e ha deciso di sospendere le attività commerciali in Europa. Ora, la riflessione è che rispetto a terapie farmacologiche recentemente approvate, c'è una molecola che si chiama luspatercept, che va a ridurre l'eritropoiesi inefficace, quindi migliora la situazione di produzione di emoglobina, ma non abroga praticamente mai il fabbisogno trasfusionale e sostanzialmente è una terapia lifelong. Beh, questi costi di luspatercept non sono in Italia, ma l'FDA ha fatto un public release nell'ordine dei $75.000. Chiaro che se tu li paragoni a questi costi, non è così fuori dal mondo la richiesta dei signori di Bluebird Bio. Però noi abbiamo adesso un problema del rendere disponibile queste terapie in Italia ed è un punto su cui, ammetto, dopo averlo sensibilizzato, ha iniziato e molto a spendersi il ministro Speranza, promuovendo un'iniziativa di tutti i ministri della salute europea, coinvolgendo Stella Kyriakides, che per chi non lo sa è la delegata della presidente von der Leyen alle questioni sanitarie dell'Unione Europea. Adesso c'è in corso un'iniziativa per cercare di sistemare la situazione e sono moderatamente ottimista che ce la si farà. Questi costi possono diventare sostenibili per l'Italia, però rimane tutto aperto il problema dei paesi meno fortunati del nostro, che merita una risposta. Perché non ci può essere, insisto in quel che ho detto, inequità di accesso a trattamenti sanitari curativi. Si tratta di problematiche di equità e uguaglianza sociale. Allora, apro la discussione anche agli altri colleghi e ricercatori presenti. Prego, si presenti. Sono Sara Galimberti e sono il direttore dell'ematologia adulti. E proprio mi riagganciavo a questo. Quando è andata a discutere il budget dei CAR-T in Toscana è abbastanza drammatico. Quindi questa non è fantascienza, ma è la vita reale. E a parte il commento, mi aggancerei alla parte appunto leucemica, linfomi. Cosa ne pensate dei CAR-T nei bambini rispetto all'esperienza adulti? Noi siamo partiti con grandissimo entusiasmo, devo dire. Questo entusiasmo si è leggermente smorzato e ora stiamo cercando di approcciarlo in maniera un po' più sperimentale e scientifica, per esempio ben caratterizzando il sistema effettore prima dei CAR-T,
monitorando con una digital PCR ciò che succede dopo i CAR-T, cercando quindi di vedere il perché in alcuni dei nostri pazienti i CAR-T hanno fallito. Quindi lo specchio nei bambini. Grazie. Allora, grazie, domanda impegnativa. Come dicevo con un po' di voi con cui ho avuto prima il piacere di dialogare, le cellule CAR-T hanno trovato successo in 3 patologie sostanzialmente, raggiungendo poi l'approvazione commerciale: leucemie linfoblastiche acute fino ai 25 anni di età, dopo 2 ricadute o in presenza di malattia resistente o ricaduta dopo il trapianto, i linfomi a cellule B aggressivi, ma solo nell'adulto, e il mieloma multiplo, che chi arriverà poi a studiare pediatria imparerà che è una patologia che in età pediatrica non esiste. Come in tutte le terapie, le fasi di iniziale entusiasmo poi seguono fasi un po' di un certo pessimismo finché non si trova la linea di equilibrio. Curano come stand-alone treatment, quindi fai solo quello, più o meno il 35-40% dei pazienti. Sono invece un'arma importantissima come effetto terapeutico per rimandare in remissione pazienti resistenti ricaduti, rispetto ai quali poi si possono consolidare con approcci trapiantologici un po' più classici. È chiaro che anche qui si pone una problematica di costi, ed ecco perché personalmente credo che iniziative accademiche che non vogliono essere competitive o antagoniste con i prodotti commercialmente disponibili, ma complementari, magari anticipando l'uso delle cellule CAR-T, prima ricaduta di malattia o pazienti con malattie molecolarmente resistenti, possono essere un'alternativa, anche perché i costi manifatturieri sono marcatamente più bassi rispetto al costo commerciale che tanto fa soffrire nelle sue negoziazioni col direttore generale, la professoressa Galimberti. Ci sono altre domande? Professor Michele Emlin. Sì, io sono docente di cardiologia qui alla Scuola Sant'Anna, ringrazio il professor Leonetti e gli allievi per aver introdotto il ricercatore e lei per il racconto di una storia che, mi ha detto Vincenzo, è un paradigma di un'ipotesi che dal bench arriva al bedside, e lei anche per aver illustrato quello che questo esempio specifico significa in termini di prospettive nuove, diciamo, nell'ambito di una medicina personalizzata che apre scenari inusitati per non solo per il settore delle malattie immunogeniche e non solo nell'ambito ematologico, perché diciamo, esempi di questo genere ci sono anche nel nostro ambito. Recentemente pubblicazioni hanno dimostrato un'efficacia nella cardiomiopatia amiloidotica da transtiretina e si aprono scenari anche per malattie poligeniche, multifattoriali, che ci sono evidenze che attraverso un gene editing collegato con PCSK9 si possa andare anche a modulare elevati livelli di colesterolo, uno dei principali fattori di rischio, alla base di patologie che dal punto di vista epidemiologico, diciamo, e anche dal punto di vista dei costi per i nostri sistemi sanitari sono estremamente importanti. Quindi, diciamo, oggi si apre appunto lo scenario di
del confine che stiamo oltrepassando. E bene ha fatto il professor Locatelli a sottolineare quello che è un problema collegato non solo con terapie come genetiche, perché anche noi, per esempio, in ambito cardiologico ora maneggiamo farmaci che salvano vite, ma che hanno un prezzo per il sistema sanitario estremamente elevato. Quindi semplicemente per sottolineare che l'avanzamento delle conoscenze, la capacità di avere nuovi strumenti terapeutici porta con sé, specialmente per un sistema universalistico come il nostro, problematiche che non possono affrontare solamente i clinici, o meglio che i clinici possono affrontare come health advocates. Non per nulla lei ha citato il ministro della salute, non per nulla diciamo la politica si è appoggiata sulla conoscenza di clinici e professionisti della ricerca rinomati. Questo è il circolo virtuoso che poi su cui si devono improntare poi le scelte, perché c'è sempre un problema di gap tra l'avanzamento delle conoscenze e la loro implementazione, e ci sono varie problematiche che lei ha ben ricordato. Non potrei essere più d'accordo su un intervento come quello appena udito. Ok, grazie. Io non avevo, mi scuso, ma con la mascherina non avevo riconosciuto il volto della professoressa Galimberti, quindi mi scuso per prima. E una domanda... La mascherina copre gran parte del volto. Una domanda, l'uso, hai parlato di mutagenesi inserzionale, hai detto che con il lentivirus si è risolto più o meno il problema. Si parla come strumento degli adeno associati? Sì, l'emofilia è un classico esempio di malattia genetica approcciata con i vettori adeno associati. Dico, nel caso di queste patologie, forse è troppo grosso il costrutto, no, per cui non riesce ad entrare. No. Quello è il problema. Per correttezza di informazione vi dico che il genome editing potrebbe avere un problema di questo tipo, cioè l'elettroporazione necessaria per far entrare la guida di RNA al sistema enzimatico CRISPR-Cas9 sostanzialmente può andare a interferire con quella che è poi la capacità clonogenica delle cellule staminali che vengono a essere sottoposte a genome editing. Ecco perché si parte da valori straordinariamente elevati di cellule raccolte, per capirci sopra i 15 milioni per chilo, che per chi si occupa di trapianto, la professoressa Galimberti e la dottoressa Casazza, sono valori di 3-5 volte superiori a quelli che si impiegano classicamente in un trapianto autologo, proprio per evitare questo tipo di rischio. Bene, se non ci sono altre domande, direi grazie a professor Locatelli. Un attimo. Ora, come tradizione per Orizzonti, c'è una serie di passaggi degli allievi, tra cui la firma del nostro libro che raccoglie i pensieri, ma anche una serie di omaggi, tra cui la pergamena. Iniziamo come vogliamo, con la pergamena del One of Us, che è a firma della rettrice. È un voler dire che Franco Locatelli è da oggi uno di noi. Quindi. Grazie. E c'è il libro dove c'è la firma, poi c'è il... Sono un po' di passaggio. E per quanto mi riguarda, a nome degli allievi di medicina che ho il piacere di rappresentare, volevo porre questi omaggi da parte di tutto il settore.
Grazie. Una volta facevamo la foto di gruppo. Con le restrizioni pandemiche è difficile. No, io ti parlavo degli allievi, riferivo agli allievi. Quello che possiamo fare al massimo è come abbiamo fatto col professor Rasi, cioè gli allievi si alzano e si girano verso la macchina e io scatto la foto in fondo. Ringrazio anche tutti coloro che so essere molto numerosi, si sono collegati a distanza attraverso il nostro link Webex, ma anche attraverso il canale YouTube della scuola. Grazie ancora. Ok. Come dire, ci tengo che rimanga menzionato e condiviso con voi che avete avuto la gentilezza e la bontà di ascoltarmi. Il ricordo di questa giornata resterà indelebilmente scolpito nella mia memoria degli eventi più cari. La freschezza degli stimoli ricevuti è un dono impagabile che devo alla vostra comunità. Grazie. Allora, a questo punto gli allievi chiedono la foto del professor Locatelli, però cercate di mettere il metro di distanza come si fa al militare per evitare appunto la... E la prossima lezione magistralis il 15 marzo con Orizzonti in Medicina e Biologia avremo il professor Gattini. Bene.